Siamo con Gaspare Lucchetta, amministratore delegato del gruppo Euromobil. Il gruppo Euromobil, storia di un'azienda e di una famiglia. E noi siamo un'azienda che siamo partiti nel 1972, io assieme ai fratelli Antonio, che è il maggiore, poi Gaspare, Fiorenzo e Giancarlo, e abbiamo appunto avviato l'attività prima all'inizio con le cucine componibili Euromobil. Successivamente abbiamo affiancato anche la Zalf, che fa mobili componibili per la casa, e nel 95 abbiamo anche acquisito la Desiree, un'altra azienda che fa gli imbottiti. Così abbiamo appunto dato vita al gruppo Euromobil, che riesce a soddisfare tutta la gamma dell'arredamento completo per la casa. Tra le peculiarità del gruppo Euromobil c'è quella di una grande attenzione per il design. Design vuol dire anche arte, quindi non solo un rapporto diretto con gli architetti e con tutto ciò che è appunto il design, ma anche una grande attenzione e vocazione a seguire e anche così a secondare l'arte. Ecco, sì. Come nasce e come è stata coltivata questa passione? Ma noi da sempre abbiamo iniziato appunto a frequentare gli studi degli artisti. Ad esempio, cos'è che succede? Il primo artista che noi abbiamo conosciuto e abbiamo frequentato, per quello che mi riguarda, avevo 18 anni, è il pittore Donadel, che è qui vicino di Pieve di Soligo, no? Poi cos'è che succede? Si sono appassionati i fratelli, successivamente abbiamo ampliato la nostra area appunto di intervento sugli artisti, di frequentazione agli artisti provinciali, poi regionali, poi nazionali e via via adesso anche internazionali. Adesso il marchio Euromobil è conosciuto ed è praticamente main sponsor, partner delle più grandi manifestazioni culturali di pittura a livello nazionale e anche internazionale, perché ormai appoggiate anche grandi rassegne pittoriche a Louvre, in Francia e non solo. Eravamo main sponsor della grande mostra che è stata fatta a Parigi di Leonardo da Vinci, e poi abbiamo fatto mostre un po' dappertutto, di Van Gogh, di Gauguin, di Cézanne, di Turner e avanti via. Quelle che abbiamo fatto con Goldin qui a Treviso, poi a Brescia, poi ne abbiamo fatte anche adesso, ora ne abbiamo una in piedi a Rimini che si chiama da Rembrandt, Gauguin, Picasso, sì. E poi abbiamo fatto, portato avanti anche da soli, degli artisti contemporanei che abbiamo fatto delle mostre sia a Mosca, alla Galleria d'Arte Moderna di Mosca o all'Ermitage di San Pietroburgo. Ne abbiamo fatte un po' in tutta Italia, un po' in tutta Europa, in tutto il mondo. Sono già 360 le mostre appunto che noi siamo riusciti a fare, e le abbiamo anche riportate in un nostro libro, una nostra monografia. Un volume di assoluto valore, devo dire anche di peso specifico, perché è un bel volume, proprio un volume. Grazie. D'arte, curato in ogni minimo particolare, tra gli altri da Zanzotto a Filippo Daverio, cioè grandi intellettuali, sì. Giampaolo Ormezzano ad esempio. Foto per di lo Reuter sport. Anche, sì, di Fulvio Reuter. Sì, Fulvio è stato Reuter curato, che è un maestro della fotografia assoluto, sì. A livello internazionale, sì, quindi sì. Un volume veramente d'arte. Ecco, ci siamo impegnati, ecco, se dopo è riuscito bene ne siamo contenti. Ecco. Gaspare Lucchetta e la famiglia Lucchetta e il gruppo Euromobil, non solo arte, non solo design, non solo cultura, ma anche un valore sociale con lo sport. Da tanti anni voi affiancate la vostra passione, il vostro cuore è un po' diviso, diciamo, in tre, che è per il lavoro, sì, e la famiglia, per l'arte, ma soprattutto per lo sport. Vi ha visto impegnate anche nel calcio. Pochi sanno che negli anni 80, all'inizio degli anni 80, siete stati vicini alla nazionale campione del mondo dell'82, sì, quella di Enzo Bearzotto, e non solo. Sì. Sì, questo è vero, però noi abbiamo iniziato sul calcio con la Pievigina Calcio, che militava in interregionale, e dopo noi l'abbiamo, assieme ad altri, un altro gruppo di persone, lavorato insieme a livello societario, e siamo riusciti appunto a portare la Pievigina in C2 anche per 6 o 7 anni consecutivi, no? Poi appunto siamo stati anche sponsor del Perugia Calcio nell'84-85 e nell'85-86. Abbiamo portato avanti anche la squadra di calcio femminile di Serie A, Modena Calcio, che con quella abbiamo vinto 2 Coppe Italia. Portiamo fortuna abbastanza dove andiamo, ecco. Cammina, avete cominciato comunque a pedalare. Come è nata questa intesa anche con Egidio Fior? Come avete costruito questo bacino giovanile che credo oggi sia considerato uno dei più antichi, perché sono veramente tanti anni che siete impegnati in questa operazione, ma un bacino giovanile, forse uno dei più importanti d'Europa, che
possiamo grazie. Quasi dire del mondo, perché così ben organizzato, così importante e strutturato, una formazione professionistica imprestata al dilettantismo. Dirò una cosa che è nata un po' tutto per scherzo, perché noi avevamo una squadra di ciclo amatori, squadra aziendale poco più, e anche Egidio Fiora all'epoca aveva la squadra dei ciclo amatori, no? Succede che eravamo sponsor della Pievigina all'epoca, siamo passati per Castelfranco perché c'era il derby Pievigina Castelfranco, Giorgione, no? E siamo andati a pranzo da Egidio Fior, ci conoscevamo da tempo, no? E lui così, siamo lì, abbiamo parlato del più del meno, ci ha suggerito, anziché avere due squadre di ciclo amatori, non facciamo una squadra importante di junior e di dilettanti. E noi abbiamo risposto, ma possiamo anche pensarci. La settimana dopo ci siamo incontrati e abbiamo già messo insieme appunto ZALF Euromobil Fior, che ora è diventata la ZALF Desiderio Fior. Dei quattro fratelli, chi è il più appassionato? Il più appassionato, ma è un po' io, dopo anche gli altri. È il più appassionato, diciamo, è quello sì. che trascina anche sulle sì. passioni. Sì. Ma uno scherzo, all'inizio di stagione, siete soliti magari dire per me quest'anno sarà la stagione di quel ragazzo e suo fratello, no, di quell'altro, cioè fate una sorta di gioco interno? No, noi non è che andiamo appunto a vedere chi è che sarà, che farà più vittorie o meno, noi guardiamo il collettivo, no? L'immagine, noi cos'è? Quello l'immagine, che vi interessa sì, è l'immagine che viene portata. Dobbiamo muoverci in modo serio e distintivo, questa è la prima regola sicuramente. Prima di presentare la squadra all'Hotel Fior, noi facciamo la settimana prima un incontro qui in azienda dove ci sono tutti i dirigenti, ci siamo noi, c'è Egidio Fior, ci siamo tutti, e lì mettiamo giù il piano della stagione. No? Quindi la formazione giovanile della ZALF Desiderio Fior è una parte integrante dell'azienda, cioè interagisce, mi pare, come no? sì, nasce sì, dal sì. cuore sì, dell'azienda. Sì, sì, sì. Noi portiamo avanti appunto il metodo di portare avanti la squadra, è quello che noi applichiamo anche in azienda, stesso identico, le riunioni prima, dopo a metà anno andiamo a vedere se quello che avevamo stabilito siamo in linea, se siamo in target o meno, e avanti portiamo i correttivi e via. Lavoriamo appunto con professionalità, come noi siamo abituati a fare anche in azienda nel nostro lavoro. Trade union della formazione tra l'azienda e la squadra e Egidio Fior. Sì, sì, il vostro sì. rapporto non è un rapporto... No, è un rapporto che dura da 27 anni, un rapporto di amicizia, un rapporto di stima e di rispetto reciproco, e ci parliamo poco e ci capiamo molto, insomma. No? Ci ormai basta uno poco. Sguardo. Sì, basta uno sguardo. Un contratto lo facciamo perché è giusto che sia fatto, perché dopo magari se no la memoria ti può tradire. Perché i conti poi alla fine devono tornare. È evidente, ma basta la parola quando ci siamo detti, bon, ok, ci siamo, fino a quel punto lì tutto quanto va appunto... fatto fino all'ultima virgola, sia da parte nostra nei confronti della squadra di Fior e viceversa. Il sogno che coltiva per il 2010? Il sogno per il 2010 di ripetere il 2009, sarebbe più che sufficiente.